Ragazzi, buon godo day e benvenuti incredibili su Stone Machia. Allora, devo fare una premessa obbligatoria e godosa, perché stiamo per fare qualcosa di veramente speciale. Questo piccolo progetto è un qualcosa di talmente godoso e veramente un qualcosa che io spero con tutto il cuore vada avanti, si sviluppi. E quando questo gioco sarà completo, magari si sarà creata una community, si sarà creato un gruppo di appassionati che aspettano l'arrivo di Stone Machia e magari si potrebbe avere un evento come sta succedendo adesso con Enotria, che è l'altro Souls-like italiano che, se non sbaglio, dovrebbe uscire ad agosto, no? Però prima di buttarci in Stone Machia, perché mi ha attirato tanto, come ho scoperto l'esistenza di questo gioco? Come sapete, a me il genere Souls-like piace da morire, sono entrato in questo genere grazie alla From e ovviamente poi piano piano mi sono messo a giocare anche a altri giochi non della From, ma sempre di questo genere sus, come dire, no? E uno dei canali che seguo che tratta proprio della tematica dei Souls-like di nicchia è un canale che si chiama Iron Pineapple, che sicuramente molti di voi conosceranno, e lui ogni tanto fa questi video tipo top 10 Souls-like che non hai mai sentito. Lui li gioca e li mette in video, e nell'ultimo episodio di questa serie, appunto, di Iron Pineapple, in una posizione c'era Stone Machia. Ma è stato divertentissimo, perché quando lo ha iniziato a giocare io non avevo sentito che avesse detto la frase "è un Souls-like italiano", quindi io tranquillamente stavo sul treno, pensate voi. Mi guardo all'inizio del gioco e dico, no vabbè, ma che cosa assurda, perché poi vi spiegherò la trama di questo gioco incredibile. Non avendo sentito quello, però mi aveva colpito lo stile, guardate che cose assurde, sembra di entrare nel Godoverse, quindi stile assurdo, il design dei personaggi, che vi spiegherò tra poco, è originalissimo, la storia sembra molto carina. Quando l'ho visto me ne sono innamorato, ragazzi. Se mi cominciate un pochino a conoscere, sapete che quando io vedo una esternazione così incredibile di fantasia, originalità, il volersi spingere in un progetto assurdo, io ne so qualche cosa, con tutti i mezzi che si possiedono a questo stadio, anche quando si hanno pochi mezzi, io apprezzo queste cose in una maniera incredibile. Ve lo dice uno che, come dire, porta sul canale il Godoverse, che è un universo incredibile fatto da personaggi assurdi che mi perseguitano ogni giorno, quindi ne so qualche cosa io di fantasia e di cose originali assurde. Quindi io assolutamente, quando ho visto quel minuto e mezzo, ho detto no, non lo vedo più, perché io lo devo giocare, perché mi sta facendo godere, mi sta facendo veramente eruttare God dal cuore in una maniera incredibile. Quindi, prima di spiegarvi la trama, io direi di entrare nel gioco, perché vi voglio far vedere lì solamente il frame iniziale. Allora, qui dice giustamente di giocarlo con il controller. Tra l'altro spero si senta tutto bene, si veda tutto bene, perché ci ho messo un po' a scaricarlo. Dice di giocarlo con il controller. Il problema è che oggi il mio controller non vuole funzionare, quindi io mi auguro che funzioni bene anche se uso la tastiera. Ovviamente questa è una pre-alpha, però secondo me può regalare delle forti emozioni. Lo giocheremo con la tastiera, perché come vi stavo dicendo, il mio controller oggi non vuole funzionare. Però prima di raccontarvi più nello specifico la trama, vorrei farvi vedere l'inizio sus. Allora, mettiamo ovviamente lingua in italiano, perché vorrei godere un pochino. Allora, alziamo un pochino il volume. Vi voglio far vedere solamente l'inizio, e poi ne parliamo. Ragazzi, io non so voi, ma quando ho visto questo, il mio cuore è esploso dal godo, perché... Allora, parliamone. Il titolo di questo gioco è Stone Machia, cioè Stone, roccia, Machia è un termine greco che sta per combattimento, e questo che state vedendo voi è esattamente quello che sembra. È un pezzo di scacchi, perché in questo gioco noi manovriamo i pezzi degli scacchi. È un Souls-like italiano che unisce il genere Souls-like agli scacchi. E la cosa assurda è che questa cosa vale anche nel gameplay. Io ho visto solamente un minuto, perché non volevo minimamente spoilerarmi niente, però fidatevi che il ruolo degli scacchi sarà fondamentale anche nel gameplay. E questo mondo, guardate, sono delle croci volanti, ci sono delle cose, io in solo quel minuto che ho visto, che non ho parole. Ovviamente possiamo nascondere il menu, vabbè, lo teniamo, F, heal, space, jump, possiamo saltare, possiamo correre con shift, guarda quanto è carino, il nostro soldatino che corre, fortissimo, Q, roll, no, io vi devo far vedere l'animazione del roll, ragazzi... Vi prego, guardate, è di una bellezza sconcertante. E è il parry, che giustamente non possiamo fare perché non abbiamo uno scudo. Questa dovrebbe essere un'abilità, che però non abbiamo niente. E lock on per i nemici. Poi abbiamo questa specie di piuma, che credo sia la vita. No, la vita è sopra, non lo so, forse le abilità. E poi abbiamo le chiavi. Continuo a sentire l'audio bassissimo, ragazzi, ditemi voi, in caso poi lo aumento. Però prima di buttarci
in questa cosa, inutile dirvi, vi metterò in descrizione il link per scaricare questo gioco. Ovviamente potete scaricare la pre-alpha e se volete potete anche fare una donazione a questo gruppo di ragazzi incredibili che sta lavorando a un gioco. E io gli auguro, veramente, se mai vedranno questo video, avete tutto il mio sostegno. L'idea è assurda, è geniale. Quindi da un semplice God of Man che fa parte di un universo assurdo di personaggi stravaganti, vi posso solamente augurare che questo progetto continui. Probabilmente ci vorrà parecchio tempo, però, ripeto, vi auguro che questo progetto vada avanti e che un giorno si arrivi a una release date con un pubblico assurdo che aspetta di giocare questo gioco incredibile. Avete il sostegno di questo God of Man incredibile. E sempre in descrizione vi metto il loro canale YouTube incredibile, dove mettono clip del gioco, mettono i trailer, cose sus incredibili. Lo so, sarà una intro un po' lunga, però ci tengo che ci sia una intro bella poderosa. Vi voglio leggere la sinossi di questo gioco che trovate sul sito, la leggo dal telefono perché l'avevo preparato un attimo fa. Stonemachia è un'avventura dove tu puoi combattere ed esplorare in un mondo distorto dalla, qui è chiamata The Plague of Angel, cioè la malattia degli angeli. Plague, posso pure tradurlo come malattia degli angeli, ok? Questo potere angelico, questa malattia angelica ha completamente contorto il mondo e si vede dal fatto che ci sono delle croci volanti, ok? E quello non è niente, fidatevi. Prendendo il ruolo di Zefiro, quindi Zefiro dovrebbe essere il nome di questo personaggio incredibile, una pedina capace di trasformarsi in altri pezzi di scacchi, quindi la torre, il cavallo, eccetera, eccetera, eccetera. Addentrati nel mondo di, dovrebbe essere Medelan, ok? E preparati ad affrontare armate di angeli trasformati in statue, ispirate ovviamente all'arte italiana. Quindi ci potrebbero essere delle citazioni artistiche che piacerebbero anche al buon Grankowski, riferita anche all'architettura e al folklore italiano. Poi combatti con una varietà di abilità incredibili e cerca di essere preciso con il timing del parry. Manco fosse Sekiro, incredibile, che sarà proprio il centro del gioco. Quindi saper fare bene i parry ti fa andare avanti nel gioco. Infatti io non ho il pad e spero di azzeccare qualche parry premendo E incredibile. Ti spiega ovviamente che lo scudo è alla base del gioco perché con quello riesci a fare i parry incredibili, quindi cerca di stare attento a saperlo usare bene. Scopri moltissime trasformazioni e le loro abilità uniche e scopri tutti i numerosi segreti di questo gioco incredibile. Questa è la trama, però io mi ricordo bene di aver letto anche, però non, forse sulla pagina Instagram, non mi ricordo bene, che questa città sus che stiamo esplorando dovrebbe essere, non sto scherzando, una versione assurda di Milano. Potrei aver detto una gaffa incredibile, però mi ricordo di aver letto che hanno preso spunto da Milano. È un luogo magico con la maledizione angelica che ricorda Milano. Abbiamo fatto una intro anche abbastanza godosa, però ci tenevo tantissimo. Allora, ok, l'audio, ragazzi, lo sento veramente basso. Allora, siamo in questa specie di chiesa. Ma che carine! No, scappano, sono pacifici. Ok, prendiamo questo affare qua. È una mazza chiodata? Ma posso usarla? Ah, ne ho ucciso uno. Li sto uccidendo con la mazza chiodata, però non posso attaccare. Posso fare il parry? No. Ok, mi sento un po' in colpa per aver ammazzato questi affari. Non so se bisognasse ammazzarli. Ok, qui c'è una spada sus, manco fosse Excalibur, incredibile. Ok. Mi piace quando salta che fa questo sus suono. Ok, lì c'è un tizio sus grosso che forse bisognerebbe prendere la spadina incredibile. Mi piace il chill di questo mondo per adesso. Ok, abbiamo la spada e abbiamo anche la mazza chiodata. Ma posso... Ma anche l'attacco... No, non ha l'attacco caricato. Ok. Però non posso fare parry. Ragazzi, io non so voi, ma a me fa impazzire. Poi, ragazzi, vi ripeto, è in pre-alpha. Non è una demo, è una pre-alpha. Qui c'è un mini boss. Ok. Abbiamo ucciso questo tizio grande. Ok. Forse era una chiave, non era una mazza chiodata. Ok, lì c'è lo scudo sus. Molto bene. No, ragazzi, l'unica cosa è l'audio, perché io lo sento bene, ma non so in video quanto si senta l'audio bene. Quindi devo metterlo al massimo, mi sa. Hai raccolto lo scudo, la sacra reliquia di metallo angelico. Il metallo degli angeli è composto da miliardi di occhi, solidi in grado di reagire all'impatto con una forte esplosione. Alza lo scudo al momento giusto per provocare un'onda d'urto d'aria a ferire chiaramente tutti i nemici attorno a te. Prova ad anticipare l'attacco nemico di qualche istante. Va bene. Posso lockare? Ok, ho messo il lock. Vediamo un po', va. Dovevo provare a fare un parry. Vediamo un po'. Ok, fatto il parry. Bene, carino. Vorrei dire tante cose, ma sono preso tantissimo, veramente tantissimo. Quella è una balena che vola. Ma guarda che bella! Dai, è una manta nave gigante. E questo? Spazio per interagire. Ehi, Zefiro. Non so perché mi pare ci troviamo su un'isola sospesa nel cielo. Wow, Barakil. Bizzarro, davvero bizzarro. Questa musichetta Shio mi piace tantissimo.
Ma io mi sento in colpa per aver ucciso quei cosi prima. Comunque, mentre ti aspettavo, è esploso questo luogo. In quel mausoleo distrutto c'è una spada angelica. E beh, ma l'ho presa io, mi sa, no? Non che ti serva, vedo che hai lo scudo e immagino tu sappia che alzando tiri una spallata molto potente. Vabbè, il Perry, deduco? Però spallata? Ah, e è sia Perry che Shield Bash, ok. Comunque la strada per proseguire è bloccata da un grifone di pietra. Si trova nella chiesa in fondo all'isola. Pure gli NPC sono sus. Sta attento, Zefiro, sono mostri temibili e violenti. Non lo voglio uccidere, è un amico, è l'unico amico che ho trovato. Questa spada sus è una spada così, un po' de merda. Non è la spada sus vera. Non so tra l'altro quanto sia lunga questa pre-alpha, però penso... Insomma, Pineapple ci ha giocato più di 20 minuti, quindi deduco che posso farci almeno qualche episodio sus, eh? Ah, ricordiamoci che abbiamo questo amico qui. Tra l'altro, se scaricate questo gioco, nella cartellina c'è anche una specie di mini teaser di una 50 secondi che ti fa dedurre qualcosa della trama sus. Si vede un personaggio femminile, quindi molto interessante. Ok, qui c'è la spada sus. Oh, questo è aggressivo! Attenzione! Oh, attenzione! Aspetta, aspetta, con calma, con calma! Oh, buoni, buoni, buoni! No, no, aspetta! Ma facciamo un po' di Perry sus. No, non è andata molto bene. Voglio fare un Perry. Ok, ne ho uccisi tre con un colpo. Ok. Ma qui vedi quando muoiono escono fuori questi schifi. Ma no, aspetta. Allora, con calma, mi sono preso un colpo perché non mi aspettavo una testa. È uscito fuori questa creatura sus che sembra una di quelle statuette preistoriche. Ah, la posso uccidere? No, non credo possa morire. Amico? Si è arrabbiato perché l'ho ferito? No. Mi ha regalato una spada, io l'ho colpito e adesso sta volando via. È talmente assurdo che veramente questo gioco sembra uscito dal God, perché sto scherzando. Comunque, incredibile, andiamo avanti, dai. Per adesso giocarlo mouse e tastiera mi sento a mio agio, però il gioco mi consiglia tanto di usare il controllo, ma ripeto, oggi il mio controllo non vuole funzionare, incredibile. Mi ha abbaffato lo scudo? Ok. Doppio Perry. Sento un suono terribile. Che cos'è? Che cos'è questo affare? Che carino! È una torre. Ma che carina. Una torre con l'occhio. Bellissimo. Va bene ragazzi, io continuo ad andare. Volevo fare ancora un pochetto prima di salutarci, eh? Unlocked. Mi sa che ho usato la mia cura. No, ce l'ho ancora la cura. Ok. E quello credo sia il gargoyle. Grifone di pietra. Oh, buoni. Allora, ma... Ok. Ok, vai, di Perry sus. No, 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 buono, buono. Ok, con calma. Vorrei fare un Perry a questo affare. Ok, ho fatto un Perry. Dai, due Perry. Dai, tre Perry. Quattro. No, aspetta. No. Vabbè, non c'è bisogno. Ok, fantastico. Guarda che schifo, guarda! Guarda la corruzione! Altro che Manus. Ma mi viene addosso sta roba? Ma via, oh, che vostro schifo, via, via. Grifone di pietra, simpatico. Come antipasto di boss fight, direi che abbastanza gustoso, devo dire. Allora, lì c'è un grande prato verde. Molto sus. Ok, andiamo. Ok, devo romperla. Mi sa che non dovevo fare questa cosa, vero? Ah no, bisognava morire! Che carino di Malberriga! Carino! Di un angelo, il più bello, marcito nel suo cuore, di Belto, perse il controllo. Cielo egli è sceso per vedere che cosa è sorto. Ma tornando in paradiso, il re se ne era accorto. Condannate le sue ali, qui non vi era più dimora. Ma il destino ruppe i fili e venne uccisa la regina. Sì. Chi corre, chi traditore. Mille ali furono recise ed il paradiso muore. Wow. Ragazzi, da come fate a dire che non c'è amore in tutto questo? Ragazzi, vi prego. Ma lui solo rimase a tenere difesa, come tanti egli cadde, nella terra nascosta. Ok, va bene, incredibile veramente. Adesso non vorrei entrare troppo nella lore, però sus è questa cosa, quindi noi siamo tipo un angelo caduto, tipo... La regina è morta, che mi sa che la regina è quel personaggio che si intravedeva in quel mini teaser che trovate nella cartellina quando lo scaricate. Noi siamo un personaggio intrigante, perché noi a quanto pare possiamo anche cambiare forma.
Ah, siamo caduti da là, vedi? Infatti noi stavamo su un'isola che volava, come ci ha detto quel personaggio su... Ah, non ho pensato a tornare a parlare con lui! Non so se c'è un'interazione con quella statua NPC, se dopo che ammazzi il grifone torniamo da lui magari ci dice qualche cosa. Però effettivamente noi stavamo su un'isola volante. Buongiorno? Scusi? Oh, buone, oh! Oh, buone, oh, signorina, oh! Buone, eh? Oh, con calma... Oh, di colpo siamo passati da non subire danni a subirne incredibili. Allora, non vorrei bere già una pozione sus, ne abbiamo due, eh. Guardalo! Buono, 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 buono! Scusami, un attimo, fammi curare. Mi sono curato? Ok. No, gli vuoi fare un pe... Oh, gli ho fatto peri? No, non gli so... Oh, devo imparare i timing dei peri, assolutamente. No, ne ho presi tantissimo da questo affare. Ok. Appena calati i danni si sentono, i nemici sono molto più sus e le cure sono fondamentali. Ah, mi sa che il gioco è iniziato adesso, ragazzi. Quello era il tutorial. Ok, devo imparare assolutamente a fare i peri, però per adesso ci riesco con... Devo assolutamente imparare a gestire meglio i peri. Allora, qui siamo in un luogo veramente sus. Questa è una fontana? Che diavolo è questo affare? Ma dai, una fontanella? Posso fare... Ah, ok, posso variare questa affare. Devo imparare. Ok. Oh, guarda lì! Cattivissimi loro! Ok, devo essere molto più aggressivo. Dai! Li ho fatto? Sì. Ah, se faccio i peri giustamente ricevo molta più vita. Ok, molto bene. Però mi chiedo, avrà salvato? Bella domanda, in caso. Prossimo episodio riniziamo da qui, non è un problema. Vediamo un po', devo esplorare pure un po' di qua. Allora, qui ci sono queste bruttissime creature. Sus. Oh, becca adesso peri. Guarda che belle che cadono. No, ho sbagliato la grande qua, eh. Vabbè, ho sbagliato. Ok, vabbè, ho sbagliato. Io ne ho fatto uno giusto e due sbagliati. Allora, qui c'è una sus porta. Ok, vabbè, ragazzi. Guarda che brutti cose. Beh, uccidiamo pure questi, vai. Yo! Che è? Il Perry per 4? Io direi che per questo primo episodio può finire qua. Mi sta piacendo veramente tanto, ragazzi. Infatti mi sa che registro subito un altro episodio. Ragazzi, il mio cuore godoso è pieno di speranza nei confronti di questo gioco, che spero veramente col tempo si possa sviluppare e un giorno arrivare a sbocciare in una release date incredibile che possa veramente portare numerosi appassionati a giocare a questo gioco incredibile. Ragazzi, che godo sia con voi e ci vediamo al prossimo episodio.